Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di politica. Il centrodestra ritiene inaccettabile la decisione di andare a votare per le elezioni regionali il prossimo 10 di febbraio ed annuncia un ricorso al TAR per contrastare una decisione predeterminata. Il servizio di Paolo Renzetti. Da poche ore ormai ufficiale si tornerà al voto per le amministrative in Abruzzo il 10 febbraio, una data che non piace al centrodestra. Febbo, siete pronti a ricorrere anche al TAR? Ma guardi, una data illogica dal punto di vista giuridico, credo che insomma, abbiamo dimostrato che le date da poter, per votare erano altre, ma io credo anche dal punto di vista strettamente tecnico, votare il 10 di febbraio significa presentare le liste entro il 10 gennaio, significa fare una campagna elettorale nei famosi giorni della merla, cioè nei giorni più freddi dell'anno, quando in una regione ci sono oltre 100 comuni che superano i 1000 metri. Io credo che questa sia un'azione predeterminata, c'è qualcuno che vuole per forza spostare la data, sperando in qualcosa che possa accadere e che però non ha giustificazione, perché penalizzare in questa maniera gli abruzzesi veramente non c'è alcun ritegno. Io credo che anche il percorso seguito per arrivare a questa data, noi venerdì scorso abbiamo occupato simbolicamente la sala consiliare per essere ricevuti e parlare con il presidente facente funzione Lolli di quando si sarebbe saputa la data. Quando abbiamo avuto l'incontro, venerdì pomeriggio, ci siamo incontrati. Il presidente Lolli ci ha detto e ci ha prospettato un percorso che bisognava seguire tra lui, presidente del Consiglio, presidente della Corte d'Appello, che forse si capiva che si arrivava a fine settimana, questa settimana, per avere questa data. Improvvisamente passa il sabato, passa la domenica, ieri, lunedì, arriva questo decreto. Veramente credo che ci sia da dubitare sul percorso fatto. Credo che sia stato tutto preordinato, d'altronde in regione, tra i consiglieri di maggioranza, da sempre girava questa voce. Si voterà fine febbraio, marzo, hanno anticipato di una settimana. Ci potrebbe anche essere il rischio di posticipare di qualche mese le elezioni regionali e far sì che si possa votare nell'election day? Guardi, veramente significherebbe calpestare la Costituzione e i diritti. L'unica cosa certa è che Forza Italia giovedì pomeriggio si riunirà con i massimi vertici, con il segretario coordinatore regionale Pagano, l'onorevole Martino, con i nostri legali che già stanno lavorando su esaminare la possibilità di fare ricorso. Credo che ci sarà un ricorso al TAR e noi ci auguriamo che i tempi vengano abbreviati. È inaccettabile e illegittima l'idea del PD di differire le elezioni regionali dell'Abruzzo al 10 di febbraio. Le norme consentono di votare già a novembre e si è atteso fin troppo per le manovre di una sinistra che cerca di rimandare una inevitabile sconfitta. Chiediamo che si voti entro novembre. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri che presiede il tavolo per le elezioni regionali e amministrative di Forza Italia. Peraltro, aggiunge, la data del 10 febbraio, oltre ad essere illegale, costringe ad una campagna elettorale nella fase più rigida dell'inverno abruzzese, penalizzando gli elettori e riducendo la partecipazione ad un confronto democratico atteso da tempo. Forza Italia chiede la immediata revisione di questa decisione e l'indizione delle elezioni per le quali si è già perso troppo tempo, entro e non oltre il mese di novembre. Le norme non solo lo consentono, ma lo impongono. E il nuovo segretario regionale del Partito Democratico, Renzo Di Sabatino, indica le linee politiche sulle quali il PD si impegnerà in vista delle prossime elezioni regionali. Sostegno al lavoro, riduzione delle disuguaglianze e rapporti sempre più stretti con scuola e università. Di Sabatino assicura che il Partito Democratico saprà dialogare al suo interno e con i territori. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ormai è ufficiale, per le regionali in Abruzzo si voterà il 10 febbraio 2019. All'indomani dell'annuncio della data, tra le forze politiche e i blocchi di partenza, c'è chi grida la vergogna e si appresta a fare ricorso per anticipare il voto e c'è chi, come il Partito Democratico, intende riprendere subito un cammino più calato tra la gente per illustrare le cose realizzate in questi anni dal governo D'Alfonso e dibattere da vicino i problemi dei territori. Una ripartenza targata a Renzo Di Sabatino, attuale segretario regionale del PD. Si voterà il 10 febbraio, mi dà un po' di respiro? La data non è in funzione del PD o di altri partiti, la data è stata scelta sulla base di una lettura
ragionevolmente orientata delle norme che ci ha portati al voto, a mio avviso, la prima data davvero utile per tutti, sia da un punto di vista giuridico che politico. Quindi diciamo, questa cagnara che sta montando su e che mi fa pensare a una salvinizzazione di questo centrodestra abruzzese, sicuramente non è un buon viatico per la regione e per i problemi che la regione ha. Sara Marcozzi definisce il PD abruzzese un malato terminale, lei lo sta rianimando? No, perché non sono un medico, vedo che il garbo continua nelle dichiarazioni di vari esponenti, tra cui Sara Marcozzi, che, se le mie notizie non sono sbagliate, è stata indicata come candidato presidente della regione Abruzzo dopo aver stoppato una regionaria fatta di pochi click, perché addirittura anche con pochi click non riusciva ad essere indicata lei, e poi è stata indicata all'esito di regionali abbastanza farlocche. Torniamo in casa, il coordinamento provinciale di Teramo esprime pieno sostegno a Renzo Di Sabatino, però poi dice azzeriamo tutto e ricominciamo da capo. È un vero sostegno o no? È un modo per dire cerchiamo di discutere maggiormente e poi arriviamo a una scelta, questo lo aggiungo io. Noi possiamo fare tutto sugli organismi, però c'è il momento della discussione e c'è il momento delle decisioni. Le linee programmatiche del suo PD? Io ho un giudizio positivo della consigliatura uscente. È stato messo in campo un grande piano di infrastrutture i cui effetti li vedremo negli anni futuri, e nessuno potrà negli anni futuri dire che non siano frutto del lavoro di questa legislatura, così come un gran lavoro è stato fatto nella sanità, e lo dimostrano le proteste e anche i tanti scontenti, perché tu quando fai delle riforme vere necessariamente vai a toccare anche delle incrostazioni. Detto questo, c'è in Abruzzo un problema dell'immediato, del problema di chi perde il lavoro e del problema di chi sta peggio. I due temi centrali del programma del Partito Democratico saranno l'aiuto, il sostegno allo sviluppo economico e quindi all'occupazione, e la riduzione delle diseguaglianze. Il terzo pilastro sarà quello di una particolare attenzione al mondo dell'istruzione, a quello universitario e al rapporto tra la scuola abruzzese e le sue imprese. Cambiamo argomento. Da poco più di un'ora la provincia di Isernia ha chiuso alla viabilità il viadotto sul Sente, unica strada di collegamento tra l'Alto Molise e l'Alto Sangro. E questa mattina i cittadini del versante abruzzese hanno organizzato una manifestazione di protesta. Il servizio di Sergio Di Vincenzo. Dalle 13 di oggi è chiuso al traffico il viadotto Sente, unico vero collegamento tra l'Abruzzo e il Molise. Non si sa se e quando sarà riaperto, per questo un buon numero di cittadini ha deciso di manifestare pacificamente. Si era anche pensato di strappare le tessere elettorali, ma l'arma del voto questa gente vuole tenersela ancora. C'è rabbia perché questo viadotto è l'unica possibilità per i paesi del versante vastese di raggiungere l'ospedale e le scuole di Agnone, soprattutto quando l'inverno picchia duro. C'è preoccupazione perché temono che una volta chiuso il Sente non riapra più. Ci sono tutte le provinciali interrotte e quindi abbiamo dei forti disagi, quindi noi non vogliamo che vengano spenti i riflettori su questo problema della viabilità. Noi siamo rimasti isolati alle porte dell'inverno, questa è la cosa più grave, alle porte dell'inverno dove la strada alternativa è molto più alta di quota, e quindi io non so veramente come dobbiamo fare. Chi vive da queste parti sa bene che i percorsi alternativi purtroppo sono messi malissimo. Il percorso alternativo è stato individuato nella ex statale Istonia, che praticamente sono 15 km circa e presenta 5-6 tratti in frana. Probabilmente il percorso scelto come alternativo a questo è più pericoloso del ponte stesso. Per chi lavora o deve garantire assistenza sanitaria, ora la situazione si fa davvero dura. I miei pazienti sono distribuiti in 19 comuni. Beh, vi assicuro, non è facile raggiungere i comuni dell'Alto Vastese, soprattutto nel periodo invernale. Se in tutti questi anni fosse stata garantita la manutenzione
amministrazione ordinaria, accusano i cittadini, oggi non ci si ritroverebbe in queste condizioni. Sono 30 anni che vivo qua dietro e non ho visto mai un giorno che hanno fatto manutenzione. Hanno messo solo questi birilli, diciamo, per restringere solo la strada. Per molti questa chiusura si poteva evitare, a maggior ragione perché si sapeva che da oltre un decennio il viadotto necessitava di interventi urgenti. Dal 2006 tutti sapevano che il ponte era pericolante o almeno un pilone aveva dei problemi. Non si sa fino a quando il viadotto resterà chiuso, di certo non bastano pochi spiccioli per metterlo in sicurezza. Abbiamo chiesto 1,2 milioni alla Regione e al Provveditorato alle Opere Pubbliche per consolidare la fondazione indiretta della pila numero 3 e cercare di ripristinare gli appoggi della pila numero 2 e numero 3 degli impalcati. Ancora problemi per l'ospedale San Massimo di Penne, infatti il reparto di gastroenterologia da oggi in avanti condividerà le proprie apparecchiature con l'ospedale Santo Spirito di Pescara. Tutto questo ha suscitato l'ennesima protesta del comitato che da più di un anno lotta contro il depotenziamento della struttura sanitaria Vestina. Il servizio della redazione di Vestina News. Le cattive notizie per l'ospedale San Massimo di Penne non finiscono mai. Dopo la certezza del declassamento ad ospedale di area disagiata e i vari reparti che scompaiono, adesso i problemi si stanno riversando su un'altra eccellenza del nosocomio Vestino, vale a dire quella del reparto di gastroenterologia, un reparto che riesce ad effettuare oltre 600 esami di endoscopia annui. Un reparto guidato dal dottor Della Sciucca e dalla dottoressa Spezzaferro che operano a Penne nel settore dal 2012. Ed è un unicum in Abruzzo, un'equipe che si occupa delle lesioni benigne e maligne del pancreas, ma anche delle vie biliari, dell'esofago, dello stomaco, del duodeno e del retto, con svuotamento sempre per via endoscopica di grosse raccolte fluide, con conseguente enorme beneficio per i pazienti in termini di sintomatologia dolorosa con degenza brevissima in regime di day hospital. Come annunciato nei giorni scorsi dal consigliere regionale Domenico Pettinari, ieri pomeriggio presso l'ospedale San Massimo è arrivato il mezzo addetto al prelievo dei due macchinari, l'endoscopio e il duodenoscopio, che serviranno, a detta dell'azienda sanitaria locale, per due giorni a settimana presso l'ospedale civile di Pescara, per poi far ritorno nell'ospedale Vestino per gli altri giorni e a seconda delle necessità. Tutto questo ha suscitato, oltre al malcontento di alcuni schieramenti politici, l'ira del comitato Salviamo l'ospedale di Penne, che nel pomeriggio è tornato a protestare per avere risposte a tutto quello che sta accadendo ed ha cercato in tutti i modi di evitare che questi macchinari potessero essere prelevati e portati a Pescara, desistendo solo all'arrivo della notizia che il macchinario verrà utilizzato per un'operazione delicata. Ma in queste ore il comitato sta preparando un esposto alla Procura della Repubblica per avere delle risposte. Sempre dal comitato arriva l'appello a tutti i candidati per le prossime elezioni regionali di prendere a cuore le sorti dell'ospedale San Massimo perché resti una certezza per migliaia di utenti e per una popolazione come quella vestina che invecchia sempre di più. Anche l'ANAC di Tua certifica l'incompatibilità di Tonelli, lo sostiene il centrodestra che torna a chiedere a distanza di una settimana le dimissioni del presidente di Tua. Oggi in conferenza stampa si è anche parlato della situazione economica dei bilanci, vediamo. Tonelli deve rimuovere immediatamente la sua palese incompatibilità e lasciare senza indugio la presidenza di Tua. E quanto sostiene il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione di vigilanza della regione Mauro Febbo, che spiega, documenti alla mano, come esistano due pareri inconfutabili che dichiarano l'incompatibilità di Tonelli. Il primo è firmato dall'avvocato Stefania Valeri, dirigente del servizio avvocatura regionale, che l'11 settembre, in una nota inviata alla Procura della Repubblica, del Tribunale di Chieti, alla Procura regionale della Corte dei Conti e a tutti i vertici regionali, ribadisce come Tonelli si trovi in una sussistenza di incompatibilità tra l'incarico di presidente di Tua e quello di amministratore unico di una società controllata dal comune di Pescara, cioè Pescara Energia. L'altro documento, continua Febbo, ne affirma del dottor Pierluigi Venditti, responsabile dell'anticorruzione interna a Tua,
che rileva come Tonelli si trovi in una situazione di incompatibilità sia in un'ipotesi di violazione per presunti abusi nel conferimento degli incarichi legali e delle consulenze esterne. Oggi i dubbi vengono tutti confermati da atti ufficiali, tuona ancora il consigliere regionale azzurro, che attacca direttamente Tonelli, reo a suo dire di non rendersi ancora conto dei danni che potrebbe causare con la sua incompatibilità, con gli atti approvati che potrebbero rivelarsi nulli, con gli incarichi conferiti in maniera illegittima. Per Febbo, Tua si sta esponendo a ricorsi e contenziosi milionari. Infine, da Forza Italia si chiede a Tonelli la pubblicazione della prima semestralità del bilancio 2018, dalla quale, secondo gli azzurri, si vincerebbero perdite anche sul bilancio 2017. Inoltre, si chiede di bloccare immediatamente tutta la procedura per la nomina di 3 dirigenti, unitamente all'avviso per l'assunzione di 55 meccanici. Se entro 48 ore non rassegnerà le proprie dimissioni, conclude Febbo, sarà consegnata al difensore civico una busta chiusa con i 3 nominativi dei futuri nuovi dirigenti vincitori del bando della Tua. Era alla guida di una Lancia Y che non si è fermata all'alt degli agenti della Polizia Stradale di Giulianova. Il 57enne, sempre di Giulianova, arrestato perché nascondeva 18 grammi di cocaina nella sua abitazione. Ha tentato la fuga a bordo della sua macchina per le vie del centro del Lido, ma è stato raggiunto e bloccato. I poliziotti hanno capito che avesse qualcosa da nascondere e hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove è stata trovata la cocaina nascosta in un cassetto della camera da letto tra la biancheria intima. È stato arrestato in attesa del giudizio per direttissima ed è stato messo ai domiciliari su disposizione della procura di Teramo. Nella Marsica tiene ancora a banco il caso dei lavoratori a cui non è stato rinnovato il contratto a causa del decreto dignità. Francesco Eligi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Avezzano, difende il decreto voluto dal ministro Di Maio e invita l'azienda a dimostrare intelligenza richiamando i lavoratori allontanati il servizio. Gli effetti di questo decreto sono caduti come macigni anche nella Marsica, parliamo del caso El Foundry. Ecco, è davvero così? Cioè il decreto dignità, lo ricordiamo, un'iniziativa pentastellata, ha davvero fondamentalmente ingabbiato ancora di più il precariato? Va a beneficio sicuramente di oltre il 90% della popolazione italiana, va purtroppo a scapito di quel 10%, principalmente i datori di lavoro nelle aziende che hanno parecchie unità in carica, e purtroppo anche di quelle persone che si sono viste non rinnovare i contratti molto precari, cioè quelli che erano rinnovati quasi giornalmente, perché qui nel caso delle Foundry c'era gente che aveva rinnovato il contratto, si vedeva rinnovato il contratto ogni 15 giorni addirittura, sono state di fatto tagliate, ma non solamente da questo decreto, questo probabilmente è anche un po' la scusa che stanno cercando di portare avanti le maestranze, praticamente per dare un pochino di cortina fumogena a quello che probabilmente volevano già fare. La questione ultima è dovuta squisitamente al sistema che si avrà da qui a poco tempo, o almeno un annetto per entrare in rodaggio, e alla stabilizzazione di quelli che sono invece i contratti effettivi. Se noi associamo il decreto dignità ad altre iniziative che si andranno a prendere a breve, come la quota 100 per la questione pensionistica e anche lo scudo fiscale per le persone che arriverà dal reddito di cittadinanza, andremo a vedere che oggettivamente il sistema lavorativo italiano migliorerà. Per questi lavoratori che hanno visto scadere il proprio contratto a tempo determinato dopo 12 mesi, fatidici 12 mesi, che quindi sono rimasti a casa, c'è speranza di essere reintegrati magari attraverso anche una piccola modifica del decreto dignità, oppure per loro effettivamente chiuso questo rapporto di lavoro non c'è più motivo di essere reimmessi nella catena produttiva? A mio avviso, se l'azienda è intelligente e lo dovrà dimostrare, prenderà le maestranze che già ha avuto in carica. Quello che abbiamo cercato come Movimento 5 Stelle con due nostri senatori abruzzesi è l'incontro con le dirigenze della Micron, che però lo hanno fondamentalmente rifiutato.
A Montesilvano è stata inaugurata la nuova via Maresca nella zona dei grandi alberghi, una zona ora completamente riqualificata dopo l'intervento deciso dall'amministrazione Maragno. Vediamo. Abbiamo investito in quest'opera perché la riteniamo strategica per lo sviluppo turistico della città. Montesilvano è la città che ha la più grossa ricettività turistica di tutto l'Abruzzo. Dobbiamo mettere a disposizione non solo dei turisti ma anche dei cittadini degli angoli di città da poter vivere in assoluta tranquillità e libertà. Questo rientra in quell'attività portata avanti dall'amministrazione finalizzata a, diciamo così, a restituire al territorio tutte quelle incompiute. Infatti quest'opera risale a diversi anni fa e non è stata mai realizzata, noi l'abbiamo ripescata dai cassetti e l'abbiamo portata a completamento. La ciliegina sulla torta sarà per il prossimo anno la realizzazione dei trabocchi alla fine di via Maresca sull'ansa del fiume che si affaccia direttamente a mare, dove verranno realizzati appunto questi trabocchi che rappresenteranno il miglior biglietto da visita per i tanti turisti che ci auguriamo vorranno continuare a preferire la città di Montesilvano. Mi piace sottolineare ad esempio la completa assenza di barriere architettoniche, un progetto rivisitato dall'amministrazione Maragno che con la metà dei fondi che avevano previsto negli anni passati siamo riusciti a realizzare tutta la via Maresca e non con effetti speciali come voleva fare la vecchia amministrazione con un appalto peraltro poi andato a male, con materiali pregiati ma che avrebbe visto una riqualificazione molto molto parziale. Chi è di Montesilvano ricorda che questa era una via dove si veniva a fare il passeggio da sempre, in fondo c'era il mulino, noi piano piano stiamo riportando qui quelle che erano le caratteristiche di una volta. E un furto è stato messo a segno questa notte proprio a Palazzo di Città a Montesilvano. Alcuni ladri si sono introdotti nel municipio forzando uno degli ingressi laterali, hanno poi scassinato rompendo il vetro la porta della segreteria del sindaco, hanno tentato di entrare nell'ufficio del primo cittadino non riuscendo. Tentativi di effrazione anche nell'ufficio legale, in quello protocollo i ladri si sono dati alla fuga solo dopo aver portato via il televisore installato nella sala giunta. Derubato anche il contenuto in denaro di una delle macchinette delle bevande poste al primo piano sempre del comune, ed è stato portato via anche il doppione delle chiavi di una delle auto utilizzate dal sindaco per gli spostamenti istituzionali. Andiamo avanti con il nostro notiziario. Un grande successo per il Festival del Cinema Ambientale che ha visto a Teramo la serata finale, premio alla carriera al giornalista Rai Federico Fazzuoli. Il servizio. Tutta l'anidride carbonica che abbiamo riversato in atmosfera ha alterato i cicli biologici e gli ecosistemi. È fondamentale aumentare la consapevolezza soprattutto nelle giovani generazioni, i millennials, che vivranno per vedere cosa potrà accadere. È uno dei passaggi del messaggio che Jeremy Rifkin, celebre economista e sociologo americano, ha inviato al 18° Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale, che lo ha insignito di uno dei prestigiosi Gufi d'Argento. Solo uno dei momenti significativi della serata delle premiazioni, celebrata sabato sera al Cineteatro Comunale di Teramo, condotta da Osvaldo Bevilacqua, conduttore della trasmissione Sereno Variabile, affiancato la cantante e presentatrice teramana Angelica Volpi. Un messaggio importante è quello di oggi al Festival Internazionale del Cinema Naturalistico Ambientale di Jeremy Rifkin. Sì, Jeremy Rifkin è molto lieto di ricevere questo premio ed è molto grato al comitato organizzatore del Festival Cinema Naturalistico e Ambientale per averglielo concesso, perché non si tratta di premiare una persona, si tratta di premiare un lavoro di tutta un'equipe di cui fa parte anche la Vice Media, il regista Eddie Moretti, per veicolare una idea fondamentale, che è quella che l'uomo deve rispettare il pianeta, perché se vuole essere rispettato dal pianeta. Il festival, di cui è direttore Riccardo Forti, si fregia della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e quest'anno ha toccato nella sua tradizionale formula itinerante le piazze di Penne, Silvia, Vezzano e Pescara. Applausi a scena aperta al momento della consegna del premio alla carriera a Federico Fazzuoli, sceneggiatore, autore e giornalista Rai, assurto la popolarità per essere l'ideatore e presentatore del programma Linea Verde. Chi si occupa di agricoltura e ha legato la produzione agricola alla necessità di un salto di qualità nell'ambiente non può non pensare a quanto è positivo il parco, l'area protetta, la protezione, e l'Abruzzo è quello che ha puntato su questo e quindi è la prima regione
che ha puntato sulla natura e sull'ambiente, anche natura come bellezza e non solo come protezione. A seguire gli altri premi e documentari quest'anno in concorso, quello al valore scientifico è andato a Lodovico Prola per Quelli della notte, il premio del pubblico è stato assegnato all'abruzzese Daniele Di Domenico per la serie animata in stop motion Sval e Bard. Il premio Cinema Promatura è stato assegnato alla Francia per i documentari prodotti dal Centro Nazionale delle Ricerche Scientifiche francese. Infine il gran premio della giuria, presieduta come ogni anno da Marcello Ramognino, è stato assegnato quest'anno a Luca Trovellesi Cesana e ad Alessandro Tesei per Living Toxic Russia. Grandi emozioni hanno regalato infine momenti musicali con protagonisti il celebre tenore Piero Mazzocchetti, il popolare cantatore Franco Palumbo in arte Roppopò e il musicista di origine Atriani Andrea Spada con il suo Kaiser Drum. Pagina dello sport, doppia seduta al centro sportivo Vestina per il Pescara quest'oggi, da monitorare le condizioni di Campagnaro e Brugman. Il primo non ha giocato a Brescia con un forfè in extremis e il capitano biancazzurro sta facendo i conti con una contusione alla caviglia. Intanto ieri sera è stato ospite della trasmissione Replay il direttore tecnico del Pescara Giorgio Repetto, che ha trattato diversi argomenti fra cui la scelta di portare Pillon lo scorso aprile al posto di Epifani ed ha lanciato una frecciata all'ex DS biancazzurro Peppino Pavone. Ascoltiamolo. Io ho fatto una scelta, diciamo, veloce anche se meditata, era un momento molto particolare e stavamo scivolando verso la Serie C, verso una situazione difficile, insomma, verso quantomeno i play-out. Era stato deciso che Epifani sarebbe stato esonerato, quindi mi sembrava che ci fosse bisogno di una persona che conoscesse bene il campionato e che avesse delle qualità anche tecniche e tattiche di livello. È sorpreso dal feeling che si è creato subito tra l'allenatore e la città? La simpatia e l'apprezzare la persona sia importantissimo per chi è gratificato di queste cose, però è stato preso per fare l'allenatore credo che lo stia facendo bene, abbia dimostrato di saperlo fare. È un grande lavoratore, uno che non lascia niente al caso, sta sul pezzo tutti i giorni, vive di calcio qui. Ma io sono arrivato a Pescara nel 75, quindi oramai sono 43 anni che sto qui. Qualche volta da giocatore sono andato via, poi sono tornato, poi sono riandato via. E con questi 3 anni che spero di portare a termine, cioè senza colpi di scena, e arrivo quasi a 15 anni di lavoro, è una parola difficile, insomma, milizia. Da dire per milizia. Di milizia, perché insomma di lavoro farebbe un po' ridere, se quelli che lavorano veramente si incazzano se mi sentono dire una cosa del genere. È una squadra particolare questa, perché ha giocatori molto giovani o giocatori oltre i 30, di giocatori di fascia media, sono, diciamo, pochissimi. Ne abbiamo pochissimi, Brugman, Mancuso. Sì. Ecco, questo è un fatto positivo o no? Per me nel tempo, non per quest'anno, nel sì. tempo deve essere rifondata un po' con 5-6 elementi di 23, 24, 25 anni, perché in genere il massimo della prestazione un calciatore la dà tra i 24 e i 27 anni, 28 anni. Beh, Pavone lavorava già per la Cavese l'anno scorso, mentre lavorava qua. Quindi non ho preso il posto di nessuno. E no, devo dire che è stata la più grossa delusione, perché come persona l'ho portato e quando poi ex compagni di squadra, sì, due volte sia a Cava che a Pescara. La cosa che mi è dispiaciuta tanto è che quando si è interrotto il mio rapporto col Pescara, diciamo anche bruscamente, in tutto l'anno dopo, un anno e mezzo in cui lui è stato bene, io non ho ricevuto una telefonata da lui. Il CASMS ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Adriatico Cornacchia in occasione della gara di Serie B Pescara-Foggia, in programma appunto sabato prossimo alle ore 15. Trasferta vietata per i tifosi pugliesi per un match considerato dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive ad alto rischio. La decisione è stata poi ratificata dal prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, lo scorso anno in occasione di Foggia-Pescara, disputata il 20 di gennaio allo Zaccheria. Ci furono tafferugli
rugli tra le due tifoserie nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo pugliese, che portarono poi all'emissione da parte della questura di Foggia di 13 provvedimenti di DASPO fra i 2 e gli 8 anni nei confronti di 8 tifosi del Foggia e 5 del Pescara. Ed ora la Serie C, prima giornata di campionato per il Teramo e primo stop per la formazione biancorossa. Nella gara di ieri il Südtirol vince 1-0 grazie alla rete dell'abruzzese Rocco Costantino. Il servizio di Jacopo Forcella. Come l'anno scorso, il Teramo fa harakiri allo stadio Druso e perde l'esordio in campionato per 1-0 contro il Südtirol. Ma se nella passata stagione era stato Sgarbi al 91esimo a beffare il diavolo, stavolta i biancorossi praticamente si fanno gol da soli, come ammetterà anche Zichella al termine della gara. Vince il Südtirol dunque e lo fa col solito gol del solito Rocco Costantino, uno che il Teramo avrebbe potuto prendere in tante circostanze, ma che sarebbe servito come il pane, specie in una gara che il diavolo interpreta bene, mancando però sempre la stoccata finale. Che questa squadra avrà dei problemi realizzativi lo si può immaginare, perché dopo la traversa al quinto sempre di Costantino, uno che da Pineto ha quasi espatriato per trovare la sua fortuna calcistica, è Piccione al quarto d'ora a ritrovarsi sul piede il pallone che può girare la partita. Offredi è miracoloso ad alzare in corner, il Teramo si morde le mani e, considerando come finirà la gara, l'opportunità fallita si rivelerà esiziale, anche perché la formazione di Zichella è sciolta, si distende quando può, ma è tremendamente sterile quando deve pungere. Zecca è ancora in ritardo, bacio terracino fumoso come spesso gli capita quando non è al 100%. Così al 21esimo Spighi imbecca ancora Piccioni, ma il controllo dell'attaccante non è perfetto e Offredi può chiudere in uscita bassa dopo l'errore di Della Giovanni in alleggerimento. Del Südtirol, che sembrava essere partito alla grande, invece nessuna traccia, solo la sventola di Tait al 26esimo che scalda i guantoni di Lewandowski e nulla più. La ripresa, Zanetti inserisce Morosini per De Rose e il cambio dai suoi frutti, perché i padroni di casa salgono mentre Zichella mette dentro Vitale e Fratangelo per Mastelli e Piccioni. E poi al 66esimo De Grazia per uno spento Ranieri. Nemmeno un minuto e proprio Vitale si incarta col pallone tra i piedi, scaricando su un Altobelli pressato da Mazzocchi. Il rilancio prende in pieno volto la punta e il rimpallo favorisce il diagonale di Costantino, che fulmina Lewandowski e manda sotto il Teramo in maniera beffarda. La reazione c'è ed è però più di nervi, perché Fratangelo si dà da fare ma non riesce, minuto 77, ad approfittare dell'uscita totalmente errata di Offredi con la difesa altoatesina che rimedia in qualche modo. La partita in pratica termina qui, il Teramo subisce la prima amarezza stagionale e domenica attende la San Benedettese per provare il riscatto. Non sarà facile, ma il diavolo deve provarci per cancellare un esordio amaro su un campo che ormai è diventato una specie di tabù. E di questa partita si parlerà diffusamente questa sera con il primo appuntamento stagionale di Pro Teramo, il nostro settimanale dedicato alla Lega Pro e in particolare alla stagione della Teramo Calcio, con la conduzione di Jacopo Forcella. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.